Altra giornata, altra miseria. Sta piovendo anche oggi. Meno di ieri. Meno di ieri, ma comunque sta piovigginando. Oggi è venerdì, ragazzi, l'ultimo giorno della settimana. Domani si va alla festa in montagna, in Lessinia. Dormirò in macchina, come vi dicevo. E quindi questa è l'unica cosa che mi fa un pochino rimanere positivo. Ragazzi, ultimamente a colazione mi sto mangiando un botto di frutta, pesche in particolare. A parte il primo giorno che ho mangiato mele, il resto sto mangiando solo due pesche. Tipo oggi ho mangiato due pescone enormi, giganterime, che purtroppo la frutta è solo zucchero, però dai, mi viene a pensare, sì, solo zucchero, però spero faccia un po' bene rispetto che mangiarmi, che ne so, una brioche. Ieri siamo andati non nel ristorante ma nel bar, e nel bar di fronte, diciamo che a me non è mai piaciuto, non mi ha mai dato chissà quale allegria, perché è un po' povero il piatto, cioè solo o un primo o un secondo, e non fosse solo quello il problema è che è un bar, quindi ha la cucina un po' improvvisata, e quindi i primi e i secondi sono, potete immaginare, non questo granché, no, per niente questo granché. Però vabbè, c'erano tipo tagliatelle, mi sono mangiato tagliatelle al ragù bianco, che era tra le cose che mi ispirava un pochino più fiducia. E poi di contorno patate, piselli e spinaci, qui un po' di verdura, dai, me la sono mangiata. Non tantissimo, ma piattino. Però quello, il fatto di andare lì è stata una conferma che io oggi tornerò assolutamente al ristorante a mangiare, perché lì, a parte la quantità che è maggiore, però è decisamente più buono, ragazzi, non c'è storia, anche come verdura è meglio. Quindi oggi a pranzo vado là. Io devo, in questa settimana non ho mai controllato la bilancia, non ho avuto l'onore di provare la bilancia, e non penso sia cambiata più di tanto, perché non ho fatto palestra questa settimana, solo un giorno. Quindi sinceramente non penso che cambi più di tanto. Però come sapete io sono però sono sovrappeso. Quindi ragazzi, ci devo dare un taglio, impegnarmi e non solo mangiare meglio, ma anche fare un pochino più di sport. Questa settimana sono stato molto sedentario, ho lavorato tanto, sono stato tanto a casa, o comunque davanti a uno schermo seduto. Il fatto che io vada tutti i giorni in bagno, nei piani successivi, nei piani superiori al mio, così mi faccio un po' di scale, non è una scusa per non fare nient'altro. Quindi vabbè ragazzi, io adesso continuo il mio tragitto e noi ci aggiorniamo dopo. Allora, sono già 5 minuti che parlo. Dai. Oh signori, buonasera! Buonasera. E allora, ho fatto un po' di cose, siamo tornati a casa, siamo andati in agenzia, mi hanno accettato l'offerta, ma hanno messo una condizione, e quindi adesso, messa la condizione di accettazione dell'offerta, salvo un previo accettazione mutuo. Cosa vuol dire? Che se non mi accetta la banca, non mi accetta il mutuo, io perdo tutta la caparra, che sono svariate migliaia di euro, quindi vorrei evitare, sono tantissimi soldi. Ci stiamo andando via, finally, e stasera, seratina, è venerdì sera, mi trovo con Giulio tra poco, andiamo all'Amen un po' a fare gli stupidi, due balletti e così, anche perché dobbiamo tenerci le forze prevalentemente per domani sera. Domani, evento dell'anno, andiamo alla famosa tendata che vi dicevo, dove io riuscirò per una volta a dormire in macchina, ed è da così, sembra. Signore, poteva stare anche un po' più in là con la sua meriva. Vabbè, ed è così, potrebbe sembrare anche bruttina, in verità io non vedo l'ora. Perché domani si dorme in macchina, stasera facciamo un po' di serata, ma non troppo, non voglio tornare troppo tardi. Anche perché, ragazzi, adesso ci devo dare un taglio, non ho più soldi da spendere, diciamo. Non più di tanto.
Siamo arrivati finalmente al bellissimo, buonissimo showroom per la serata spaziale di preserata prima di andare all'Amen. Siamo la coppia che scoppia, che fanno prima aperitivo e dopo vanno insieme in discoteca. Forza di cosa, ragazzi, questa la situa. Ma... ragazzi, ce l'abbiamo fatta, mi fa ridere perché noi siamo venuti in questo posto un po' elegantino, così carino, e poi ci danno i bicchieri di carta. Guarda. Non si scherza qua. Però no? L'importante è che ci sia l'alcol dentro. Esatto, esatto. Due camparini... non lo so, io speravo nel calicetto, ti dico, però... Io mi accontento, sono una persona che si accontenta. Ah, tutto questo, ora che ci penso, io in macchina ho due birre, quindi possiamo fare un refill. Andiamo lì, proprio da poveracci. Tipo andare nei festival con le bottiglie d'acqua riempite con la vodka o con quelle cose lì. Proprio da poveracci. Questo è altro, ragazzi, per risparmiare 5 euro, cioè di sti giorni, esatto, non, esatto. Non si butta via niente. No, non so se ha spoilerato, però bisogna risparmiare. Lorenzo deve risparmiare. Io ho detto ai ragazzi che sono andato in agenzia e mi sto informando per fare un movimento grosso. Ok. No spoiler. No spoiler, immagino, ragazzi, che ci sia un video dettagliato con tutte le procedure da fare in modo tale che qualcuno può seguire il tutorial che Lorenzo farà. Esatto. Su come... io farò un video su come fare questa determinata cosa a X anni e quale scartoffie ricevere. Esatto, e dopo ci sarà un link affiliato sotto il video YouTube dove c'è scritto Lorenzo Framba hashtag guru. Col codice sconto per un notaio, mi raccomando. 90%, codice sconto. Solo per 7 giorni. Niente, mezzanotte è finita qua, ragazzi, adesso andiamo su all'Amen almeno per fare un po' gli stupidi, perché cioè questa è la situazione, anche perché cioè l'ultima volta che siamo andati ci siamo resi conto che l'età media è abbastanza ridicola, no? E quindi l'unica cosa che puoi fare è metterti a fare o le interviste stupide, non lo so, ragazzi. Non so, fa abbastanza ridere. Oddio, bon. Guardate qua questo bellissimo Q8 parcheggiato, cioè guarda che roba, di fronte alla mia. Cioè io dico, la mia macchina parcheggiata, quella grigia di fronte, una persona pensa al Q8 e poi invece vede una Seat Leon del 2016. E vabbè ragazzi. Adesso io stavo venendo qua con Giulio, Giulio è sparito, è là che penso stia parlando con un suo amico. Sto scrutando per vedere se vedo uno spilungone. Ma difficoltà. Arrivati all'Amen, adesso l'obiettivo è appunto trollare le 2006. Ma secondo te Amen, è stato chiamato così perché siamo in un luogo dove ci sono tante suore, tanti sacerdoti? Ah sì, effettivamente non ho visato la maraia, la fanbase. Spero che qua mettiamo un po' di luce. Praticamente, ragazzi, qua siamo a fianco al santuario di Louvre? No, ma che Louvre? Come si chiama? Devo dire che sono abbastanza ignorante. Santuario della Madonna in... non so, questo ragazzo è santuario e quindi hanno deciso di chiamare il locale a fianco al santuario e Amen. Io ipotizzo, però non... cioè... beh, palese, cioè... è palese secondo te? Secondo me sì. Cioè... è bello che, ragazzi, mi avevano chiamato... io ero andato nel 2016 a fare il video all'inaugurazione dell'Amen, che era molto diverso da come era ora. E non ho mai saputo la spiegazione del perché si chiama Amen. Comunque... beh, ci troviamo qualcuno stasera a cui cedere nel posto di controllo. Esatto. Ma scusa, te, come mai si chiama Amen? Pensa che io ero venuto qua perché c'era un evento privatissimo della Lega e dovevo fare i video perché c'era Salvini. C'era Salvini, abbiamo mangiato il risotto ed è il famoso evento dove lui il pomeriggio era in città perché mangiava le ciliegie mentre Zaia spiegava. Hai presente quel video? Sì, ho capito, sì. Io ero lì a fare le foto. È tipo l'opposto della spaghettata antifascista. Esatto. Giustamente la situazione è meno rosea del previsto. Non c'è nessuno, porca miseria. Nessuno. Sto commentando che non c'è nessuno qua giù a ballare. Amen. Amen, ci devi fare. Ragazzi, allora eravamo prima giù nei meandri, la musichetta, dai. Ci stava, però. Tranquilla. Abbiamo animato perché quando siamo arrivati c'erano solo due ragazze che ballavano e adesso giù è, non dico pieno, però
più di due persone. Adesso siamo al piano superiore e di solito qua la musica è super mega iper commerciale. E noi siamo commerciali. Esatto, quindi è arrivato il momento, ragazzi, di sguinzagliare tutte le nostre doti. Ecco, in diretta Poretto ha fatto cadere tutti i bicchieri. Meno un euro dallo stipendio orario, che era già 6 euro all'ora. La situazione è più complicata del previsto. Ma secondo me, cioè, complicata no, però tranqui, cioè, divertente, mettiamola così. È divertente, divertente, però non lo so ragazzi, a volte manca, c'è un po' l'inghippo. Niente ragazzi, alla fine ci siamo trovati su delle straio. Da vecchi, come siamo. Ma secondo me non è ancora finita, però... Non è finita, ragazzi, qua non si molla niente, però comunque la Maraia è stanca, no. No, stanca no. No, stanca no, però la Maraia è sconsolata. E la serata volge al termine, ragazzi. Io vi invito di mettere mi piace, commentare, iscrivetevi al canale, attivate la campanella. Noi ci vediamo domani per un video very interesting, perché sinceramente penso ne succedano di tutti i colori. Partiremo il pomeriggio per andare in the mountain a fare cose. Dai, ci aggiorniamo, ragazzi. A domani.